questo Milan mi convince sempre di più. Il calciomercato del Milan incomincia a piacermi, devo dire la verità. Vogliamo fare una discussione seria su questo Milan? Allora riavvolgiamo il nastro, non tanto, un qualche mese fa. Va via Maldini. Praticamente Cardinale chiama Maldini e dice: senti, abbiamo probabilmente idee diverse, non lo so, i discorsi che fanno, pare dice: senti, insomma, qua la linea del Milan è diversa, ciao ciao, ci siamo visti. E là ovviamente tutto il pubblico, diciamo gli appassionati del Milan, ma soprattutto chi non è del Milan, incomincia a dire: beh, ma questo progetto Cardinale cosa vuole fare, cosa non vuole fare, Reddy Bird, chi l'ha comprato, insomma facciamo di questi discorsi, li facciamo, diciamoci la verità, è inutile raccontarsi ogni volta la favela, insomma raccontiamoci quello che è vero. In quel periodo si diceva questo, oltretutto va via anche Massara, dopodiché viene venduto Tonali. A quel punto siamo al massimo. Al massimo, tutto, apriti cielo, Tonali, cuore rossonero, il nostro futuro, il sentimento, il romanticismo, la canzoncina Tonali, c'è cioè a chi viene da piangere, senza Tonali dove andiamo, è lui il futuro, tutto quello che si vuole. Tutto, metteteci dentro tutto, perché tutto c'è stato, non è mancato niente in quei giorni lì, non è mancato niente. Dopodiché piano piano, e ovviamente piano piano c'è il rinculo, incomincia a dire: sì, però vedi, Tonali 80 milioni non sono male per un centrocampista, oggi è così, incomincia a esserci questa sorta di quasi rassegnazione, però ancora non c'è niente, ancora i milanisti si guardano in giro, bisogna dire la verità anche su quello, si guardano, si danno di gomito, ma che sta succedendo? E arriva Sportiello, vabbè, dai, arriva Loftus-Cheek, vabbè, dai, già incomincia, sai, il Premier League, arriva Pulisic, e già incomincia a essere interessante la cosa, e incomincia a essere interessante, perché si dice, allora non è che sono così fermi quelli del Milan qualcosa lo stanno facendo, dopo c'è Romero della Lazio, mettono insieme questi acquisti che incominciano a dare un po' di acquolina ai rossoneri, però nelle ultime giornate c'è il salto di qualità, arriva Reinders, è già un altro che si parlava tanto di Reinders, ma soprattutto in questi ultimi giorni, in questi ultimi due giorni, arrivano Okafor e Chukwueze. Okafor ve lo posso garantire, a me è piaciuto sempre questo giocatore, io me lo immaginavo per la Roma, è uno scattante, uno che può andare anche sulle fasce, uno che comunque in aria si fa rispettare, è un giocatore buono, è Chukwueze sembra davvero il gemello di Leao, quindi se hai da una parte Leao e da una parte Chukwueze, valli a contrastare a questi due. Leao lo conosciamo, Chukwueze un po' meno, però basta essere anche il 70% di Leao e sei un Milan non competitivo ma stracompetitivo e probabilmente anche fra i favoriti per lo scudetto. Dopo li devi mettere insieme, e ci sono pure le male lingue, attenzione, le male lingue che magari torto possono anche non averne, e questo è il ragionamento che fanno. Attenzione, il Milan sta andando liscio liscio, perché sta andando su giocatori che non vuole nessuno, questo è quello che pensano alcuni, cioè non ha concorrenza, non è la concorrenza che hanno tutti gli altri. Okafor forse non lo, chi lo voleva l'ha preso il Milan, Chukwueze secondo me invece ci aveva un po' di competizione, però Pulisic ormai non giocava al Chelsea, e Loftus-Cheek stessa cosa. Io non lo so quanto è vero questo, no, io non mi accodo a questa diciamo vulgata. Dopo bisogna vedere, dopo l'anno prossimo, la stagione, bisogna vedere come giocano, metterli tutti insieme, ma secondo me il Milan sta creando qualcosa di grosso, qualcosa di veramente buono, a me piace. Ci sono altre malelingue che dicono step numero 2. Attenzione, questo calciomercato mi ricorda quello di Fassone e Mirabelli, che compravano di tutto, è entrato di tutto, Borini, vi ricordate? Era tutta una speranza, uno dietro l'altro, se non ricordo male, Silva, c'erano tanti giocatori che erano entrati, che però dopo non si erano amalgamati. Non è secondo me neanche, io non seguo neanche questo filone delle malelingue, nel senso, non lo so, quello fu acquisti secondo me fatti abbastanza bene così spendere, qua io ci vedo molto più, è una mia impressione, è solo un mio feeling, ma ci vedo molto più, come dire, progettualità, un progetto. Certo è affidato tecnicamente a Pioli, attenzione, però Pioli ha vinto lo scudetto, Pioli è arrivato secondo in campionato, e qua si apre lo specchio di come avevamo iniziato, che è quello di Maldini.
Adesso su Maldini, passando i giorni, uno pensa a Decathlon, il Milan fa fatica a venderlo, fa fatica a pensarlo, a considerarlo uno del Milan, perché troppo tempo è passato, tutti a dire sì, verrà, ricordatevi Tonali il primo anno, ricordatevi questo, diciamo, ma qua lo vedi quando un giocatore è fatto di una pasta che ti piace o di una pasta che non ti piace. Origi, sempre targato Maldini, non è che ha fatto chissà quali cose, anzi, sbolognarselo diventa difficile, è un parametro zero che poteva farne a meno il Milan, cioè un attaccante che non ha segnato, non è completamente pochissimo, credo 2 gol, 3, 4, non lo so quanto, comunque pochi ovviamente, e questo è targato anche Maldini, Vranks, chi l'ha visto, Dest, chi l'ha visto, chissà quali altri giocatori, certo è entrato, ciao, quello è entrato in difesa, però effettivamente su quella che è stata la campagna acquisti dell'anno scorso, se uno si siede a tavolino e la bilancia non è così, diciamo, non va verso il bene, va verso meno il pessimismo, cioè nel senso, ragazzi, Maluccio andranno male secondo me anche negli anni super, quelli diciamo davanti, insomma Maldini, diciamo, c'è in 4-4-8, sembra che la campagna acquisti dell'anno scorso non l'abbia indovinata, non sembra molto indovinata. Quello di quest'anno però è un punto interrogativo, io non sto parlando bene perché mi sento di parlarne bene, però è un punto interrogativo. È davvero un punto interrogativo, devono metterlo insieme questo Milan. Ma attenzione, state davvero attenti a una situazione. Il campionato lo si vince perché fai una buona squadra, ma lo si vince anche perché le tue concorrenti non fanno una buona squadra. Nel senso, il campionato lo vinci e lo perdono le altre, chiunque lo vinca. L'anno scorso l'ha vinto il Napoli, è andato male il Milan, è andato male l'Inter, è andato male, non mi ricordo chi. 2 anni fa l'ha vinto l'Inter e il Milan perché è andato male l'Inter, è andato male la Juventus. 3 anni fa l'ha vinto l'Inter perché il Milan non è riuscito. Cioè, una squadra deve andare bene, le altre squadre devono andare male. L'Inter, a me è un po' di confusione, mi sembra che ci sia troppa confusione, altro che un po'. In questo momento sbanda anche per quanto riguarda il portiere, cioè tutto quello che sembrava tutto bello infiocchettato e impacchettato, non è così. Vedi Lukaku, vedi Vicario, situazioni che non sono state chiare. La Juventus anche lì, Lukaku è riuscito anche a fermare secondo me mentalmente il mercato della Juventus, perché la Juventus deve capire Vlahovic, Chiesa, li vende o non li vende. La Roma si parla sempre di vendere perché ha sempre bisogno di soldi. Cioè, chi può contrastare il Milan? Il Napoli si tiene Osimhen, però il Napoli ha un allenatore nuovo, e avendo un allenatore nuovo, sai, è un po' sì e no, mezzo e mezzo, non sai se funzionerà o non funzionerà. Certo, la squadra c'è perché è la squadra che ha vinto l'anno scorso, e quindi io dopo lo farò, la classifica, quello che penso, quando sta a metà agosto, quando già le squadre sono belle che fatte, perché in questo momento c'è l'Inter che è un cantiere, il Milan è un cantiere, sta finendo, perché sinceramente prende Okafor, prende Chukwueze, credo che finisca, se dopo ne mette altri i giocatori tanto di cappello. La Roma è un altro cantiere forte, la Juventus è un altro cantiere, cioè sono troppo cantieri aperti, quindi al momento io non mi sbilancio a dire chi è la più forte e chi non è la più forte, ma sicuramente il calciomercato più tranquillo, ma davvero più tranquillo fino adesso è stato quello del Milan. L'unica cosa è che Thuram gli è sfuggito perché è andato all'Inter, ma si accontenta di altro, è andata verso altre. A me non dispiace come si sta muovendo, non dispiace completamente anche il modus operandi del Milan, è zitto, va su un giocatore, va preciso su quel giocatore. A proposito, se prende Chukwueze, vi ricordate che c'era Kamada? Solo che Kamada, l'avevo detto, probabilmente era stato, diciamo, come dire, era stato un'operazione messa su da Maldini e Massara, e giustamente non ci sono più loro, Kamada non se ne parla più, adesso Chukwueze. Questo è un giocatore, questi giocatori del Milan, e ripeto, chiudiamo proprio perché abbiamo parlato del Milan: Chukwueze, Reynolds, Loftus, Pulisic, Okafor, cioè sono giocatori, alla fine te ne vogliono uscire 2 su 5, è tanta roba, perché comunque ti rimane i vari Krunic, ritornerà Benasser, Messias se non va via, quindi il Milan dell'anno scorso con almeno, ma secondo me di più, almeno 2 giocatori in più, hai detto niente, è Pulisic, fra di tutti, quello su cui io credo di più, assolutamente Pulisic. Contenuto pure giovane, un'età, diciamo, se non sbaglio dovrebbe essere 24, lo voglio vedere, a questo punto ragazzi lo voglio vedere. Lui ha 24 anni,
Cioè, 24 anni è veramente giovane, ha tantissimi, almeno 5, 6, 7 anni potrebbe stare al Milan, addirittura, no? Ottimo, ottimo, c'è da vedere, però il Milan è quello che mi sta stupendo di più. Ragazzi, c'è caldo da voi? Mi dite, perché a questo punto l'Italia è spezzata in due, c'è il nord e il sud, fatemi capire come state voi, perché io sto letteralmente squagliando, ma squagliando la mattina, la sera e il pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima. Iscrizione se non siete iscritti e mettete un mi piace, non dimenticate il mi piace. Ciao ragazzi.